50.000 visualizzazioni, ok, quasi 3.000 commenti. Raga, ma avete visto al minuto 2.44 del video del salto dei piselli la lettera sopra la bici? Ne parliamo dopo. Raga, stavo guardando le visualizzazioni del video di ieri del salto dei piselli e direi che non siamo andati per niente male. In 22 ore ho fatto quasi 60.000 visualizzazioni, 18.000 mi piace, e l'obiettivo è arrivare a 20.000, quindi credo che quando uscirà questo video forse ce l'abbiamo fatta, e 3.700 commenti. Direi che come risposta al video del salto dei piselli, un bel big up. Oggi però non parleremo dei numeri del video di salto di piselli, ma parleremo di come pelare le patate. La tecnica per pelare le patate, raga, è molto molto particolare. Parte gli scherzi, raga, allora oggi vorrei raccontarvi questa cosa qua delle piscine. Vi ricordate il video scorso dove ho detto che ho comprato 30.000 euro di piscine, bla bla bla? Le ho vendute tutte in praticamente 2 settimane. E adesso vi voglio giusto far capire 2-3 robe di come ho gestito questo mini business, che non è tanto mini in verità se guardiamo le cifre. Se guardiamo l'utile invece sì, purtroppo è mini. È un mini Cooper l'utile che ho ricevuto, però adesso vediamo nel dettaglio, Innanzitutto, raga, allora, quest'anno io non ho comprato 30.000 euro di piscine, ma la cifra esatta del costo delle piscine è stato 13.000 euro. Dopodiché ci sono 4.000 euro da pagare in dazi doganali, trasporto dalla Cina all'Italia, trasporto da Genova a Costa Masnaga, giustamente perché io le piscine le porto a Costa Masnaga, l'IVA, tutte le varie spese dello sdoganamento, di eventuali controlli della finanza, che magari hanno paura che porto qua le mascherine truffate. Non lo so io per quale motivo devo pagare anche il controllo della finanza, che poi entrano, guardano, sono piscine, chiudono, devo dare 500 euro, va bene, grazie mille. Con 500 euro lì magari potevo comprarmi il computer nuovo per farmi le stream di Twitch, va bene però, accetto tutto, va bene. Tanto ormai siamo abituati a prendere le metaforicamente parlando, ovviamente. 13.000 euro di piscine, ragazzi. Ho messo l'annuncio su marketplace di Facebook, un annuncio gratuito. Vi spiego come faccio io gli annunci. Proprio una roba, c'è anche un bambino, che okay? Io non ho studiato social media marketing, la MIT, Massachusetts Institute of Technology, Steve Jobs, Elon Musk. Semplicemente ho fatto 5-6 foto col telefonino, come dicono i miei genitori, col telefonino. Le ho messe su Facebook, ho messo vendita piscine bla bla bla, una piccola descrizione, poi se volete sapere qualche trucco, se volete sapere qualche trucco su come ottenere più fiducia da parte del cliente, ho fatto un video a riguardo, ve lo lascio sopra qua. Lì parlavo di subito.it, però la tecnica è valida su tutti i social, cioè non è che... Ho fatto questo annuncio qua, ho fatto queste 5-6 foto, le ho pubblicate su marketplace di Facebook. Dopodiché la cosa principale da fare, secondo il mio punto di vista, è quella che ha fatto sì che vendessi tutte le piscine in pochissimo tempo, è pubblicare lo stesso annuncio sui gruppi dei paesi qua attorno. Ad esempio, io abito in provincia di Lecco, c'è il gruppo 20.000 persone comprovendo Lecco, pubblicalo anche lì. Comprovendo Interland Milanese, pubblicalo anche lì. Cose usate Brianza, e ragazzi, non dovete fare più annunci, pubblicalo anche lì. Semplicemente lo stesso annuncio che avete pubblicato nel marketplace vi dà la possibilità direttamente Facebook di selezionare i vari gruppi a cui siete iscritti e di pubblicarlo anche lì. Cioè bastano proprio tre click. Come vi ho fatto vedere, per chi mi segue su Instagram, se non mi segui ti lascio il link qua, ho pubblicato qualche tempo fa, ho scorso proprio, anzi ve la metto anche qui sulla schermata, quante richieste ho ricevuto nell'arco di 24 ore, cioè una roba pazzesca. Ieri sera ho eliminato tutti gli annunci perché ormai le piscine le ho finite, sennò il telefono qua continua a suonare, cioè dopo un po' mi rompo le palle perché continui a dirgli a tutti no, non ce l'ho, quindi ho dovuto togliere gli annunci, e sarò arrivato a un totale secondo me di forse 3.000 richieste più o meno di messaggi ricevuti. Adesso magari non sono 3.000, sono 2.008, va bene, ma super giù una cifra del genere in 2 settimane, raga, con un annuncio gratuito sul marketplace di Facebook. Cioè voi capite quanto è semplice vendere se hai nel momento giusto l'articolo perfetto e con i prezzi buoni. Ovviamente, raga, ovviamente io, come vi dicevo all'inizio del video, ho speso 17.000 euro per comprare questo bundle di piscine, e più o meno, anche qua pubblicamente ve lo dico, tanto ormai i miei segreti qua non valgono più un cazzo, vi dico anche le cose personali ormai, ho incassato più o meno un 5.000 euro tra tutto.
Ok, quindi 17.000, 5, 10, 15, quasi un 30% di guadagno, su cui poi bisognerà pagarle tutte le tasse, va bene, nel senso, c'è da tirare fuori tutte le spese, il magazzino, il mio stipendio, il commerciale, cioè va bene. Ne vale la pena? Ni perché? Perché tu devi anticipare, lo dicevo anche in un video scorso, tantissimi soldi, in questo caso, vabbè, 17.000 euro, mesi prima, anzi, in verità quelli da anticipare sono 13.000, che i cinesi vogliono i soldi subito, I cinesi, furbacchioni i cinesi, Cioè, a me che le piscine lì mi sono arrivate prima di dicembre. Infatti, quando mi chiamano mi dicono, ma non te arrivano più? No, perché se le ordino adesso, ora che la barca prende e fa tutto l'oceano, e arriva in Italia, a Genova, passa 3 mesi. Quindi devi anticipare una grossa somma da tenerla lì stanziata per mesi. Dopodiché ti arriva il container, devi scaricarlo giustamente quando decidono loro di inviarlo, cioè nel senso, non è che puoi dirgli, no, questa settimana non ci sono, devi pagare una settimana di stoccaggio container nel porto di Genova, cioè, capito? Viene sull'autista, arriva alle 6 di mattina, scarichi tutto, un culo così perché lui non ti aiuta, giustamente, lui fa solo il trasporto, si siede lì, dorme, quando è finito gli picchi dentro la cabina, è finito e va via. Poi devi stoccare, quindi devi avere un magazzino, dopodiché devi aspettare mesi e sperare che l'estate sia bella. A meno che capita un anno che c'è in giro questa emergenza qua e quindi Conte forse non ci fa più andare al mare perché le regioni forse non sono aperte, quindi tutti c'hanno paura di non andare al mare, quindi le richieste delle piscine sono comunque alte, anche se l'estate potrebbe anche piovere tutto giugno, che cazzo ne sappiamo noi, però intanto le piscine sono già vendute. Quindi devi sperare che l'estate sia bella, mettere fuori tutte le piscine, fare l'annuncio, eccetera, 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 eccetera. Allora, quest'anno mi è andata molto bene perché il lavoro da fare è stato molto poco, nel senso, ho pubblicato un annuncio, come vi ho detto prima, e l'ho vendute subito, tutte, in 10 giorni, cioè, facilissimo. Ma quando invece non c'è l'emergenza, le piscine, non è che le vendo solo io, le piscine ce le ha le Roi Marlène, l'Obi, il Brico, i Fioristi, tutti hanno le piscine, tutti comprano le piscine, perché sanno che è un articolo che comunque va d'estate, no? Quindi io mi trovo a scontrarmi con una concorrenza molto grossa, cioè, le Roi Marlène non compra un container barra due di piscine, compra due navi di piscine, per distribuirli in tutti le Roi Marlène d'Italia, e magari d'Europa. Cioè, scontrarsi con realtà così grosse non è facile. Però basta abbassare un po' il prezzo. La morale del video qual è, raga? La morale del video è che se voi trovate un articolo giusto con dei prezzi buoni e lo vendete al momento giusto, fate bingo e riuscite a fare business molto più facilmente. Prendiamo ad esempio la festa della donna, si regalano le mimose. Se voi trovate un articolo che assomigli, che ne so, a una mimosa o qualcosa di carino da regalare alle donne e lo mettete in commercio quei 20 giorni prima che ci sia la festa della donna, è molto facile vendere quell'oggetto che avete commercializzato, diciamo. Io le piscine le vendo d'estate, perché bisogna vendere d'estate, non le vendo d'inverno. I calcetti li vendo soprattutto prima di Natale. Se trovate un buon articolo per la festa di San Valentino e lo mettete in vendita dal 1 febbraio, raga, è molto, cioè, è tutto così funziona, capito? Prezzo giusto, articolo buono nel tempo giusto, e fate bingo. Le piscine mai mi metterei a venderle d'inverno. Che tra l'altro adesso sto guardando il vicino, c'è giù una piscina, quel bastardo, neanche l'ha presa da me. Cioè, pensate, raga, e neanche l'ha presa da me, il mio vicino, bastardo. Probabilmente l'ha comprata su Amazon, perché costava meno. Scherzo, su Amazon costano di più in base ai miei prezzi, ok? In verità però, all'inizio del video avevo parlato di una lettera che c'era nel frame al minuto 2.44 del salto di Piselli. Sulla bici c'è una lettera. Questa lettera qui, caro il mio bel visitatore di YouTube, è un buono Amazon. E sì, ragazzi, ho nascosto per voi un buono Amazon nel video del salto di Piselli. Ovviamente questa qua è una tecnica per farvi andare a vedere due volte il salto di Piselli, in modo tale che aumenti ancora di più le view. Un cazzo di genio io, raga. Dunque, lasciamo il genio da parte, ok? Perché non tutti vorranno prendere il buono Amazon, quindi in realtà questa tecnica non funziona poi così bene. Ne avessi messi 1000 di buoni, allora magari aveva senso. Comunque, vabbè, per chi vuole andare a prendersi il buono Amazon che ancora non è stato riscattato, al minuto 2.44 c'è già una lettera sopra la bici. Un'altra lettera invece la trovate, 0.46. Sto tirando su l'erba, guardate cosa c'è proprio sopra qui, raga. Dalla telecamera non si vede, ma questo qua è un numero 2. Oppure al minuto 1.26, quando sto tagliando l'erba, guardate sopra la scala che lettera c'è. Una B orizzontale. Raga, il buono Amazon è diviso in 3 parti, ok? Sono 3 piccoli codici da mettere in sequenza e ottenere il buono Amazon. La prima parte del codice la potete trovare dove vi ho detto adesso, ok? Poi ci sarebbero altre 2-3 lettere da mettere dentro.
La parte in mezzo invece, che è quella più lunga, la trovate tutta nel filmato di dove sono in magazzino, quando vado su a fare le punte ai pali di legno, quelli da conficcare nella terra, ok? Lì trovate il pezzo più lungo. Mentre questo pezzettino qua, dov'è che lo trovate? Dove spiego la tecnica dei bancali, più o meno, in giro lì. Ovviamente per chi mi conosce da tanto, il codice è messo tutto al contrario, quindi una volta risolto il puzzle, dovete girarlo, andare su Amazon, inserirlo e il codice è vostro. Non vi dico la cifra perché la scoprirete voi. Vi dico è più di 20 euro, quindi non so quanto ne vale la pena, se ci avete voglia sbatta di cercarvi le lettere. Vi lascio raga, quindi a questo weekend meraviglioso, spero per voi e spero anche per me. Ci vediamo la prossima volta, grazie mille dei risultati che mi state facendo ottenere, soprattutto con questo video qua del salto dei piselli. Io speravo che andava bene e sembra andare molto bene. Vedremo poi se riuscirò a costruire lo scivolo in base ai like che ottengo. E ci vediamo quindi raga al prossimo video, ci vediamo la prossima volta. Mi raccomando, fate i bravi, peace out and bye bye. Ciao raga! Raga, non so se vi ricordate, tutta quella parete qui era piena piena di piscine e tutto quel lato qua era pieno pieno di piscine. Ho venduto praticamente tutto. Tutto. Ciao a tutti.